Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Mi ha sempre colpito molto la famosissima parabola delle 10 vergini, le 5 vergini sagge e le 5 vergini stolte, così come viene raccontata. E semplicemente perché ci sono delle cose che, così, da un punto di vista del buon senso, un po' stonano. Beh, perché innanzitutto sei lì che aspetti che arrivi lo sposo, ma perché devi tenere sta lampada accesa? Se proprio c'è un problema di olio, fate a turno, no? Cioè, 10 minuti per uno la tiene accesa, facciamo girare il fuoco in modo tale che si consumi meno. Perché dobbiamo consumare tutto tenendo acceso tutto l'armamentario? E già qui c'è da chiedersi quindi che cosa voglia dire questo tenere la lampada accesa, sempre e comunque, e non avere la scorta. Già uno spunto di riflessione che mi trova perplesso, che non riesco a sciogliere. Se avete suggerimenti, ben vengano. Azzardo può forse voler dire che comunque anche nel momento d'attesa, ne abbiamo parlato anche di recente, vi ricordate dell'attesa quando è nato Leonardo? Anche nell'attesa dobbiamo mantenere viva la passione, mantenere vivo il fuoco. Ogni momento è buono per bruciare, con intensità, senza farsi sconti, senza avere delle pause, potremmo dire in qualche modo. E poi c'è tutta l'altra storia, insomma, che quando arriva finalmente lo sposo e le 5 vergini stolte, come sono definite nel Vangelo, si accorgono di non avere sufficiente olio, non è che trovano questa solidarietà, questa accoglienza da parte delle altre. Non è che le altre dicono: no, ma tranquille, tanto dividiamo il nostro, alla fine restiamo senza tutte quante, ma chi se ne frega, abbiamo condiviso, abbiamo accolto, abbiamo spalancato le nostre porte. No, dicono semplicemente: oh, muovete il culo, andate a prendervelo dai compratori. Che tra l'altro a mezzanotte trovare dei compratori d'olio, curiosa, interessante come aspettativa, ma c'è una certa durezza, una certa pedagogia in questo. Non ci hai pensato? Colpa tua, arrangiati, pensaci. C'è una affermazione di verità in qualche modo, incontrovertibile. Non hai avuto l'accortezza di procurarti l'olio prima? Falla adesso, corri adesso a farlo, magari sei ancora in tempo. E ahimè, vedremo che non è così. Curiosa, vero, questa durezza? Anche un po' sorprendente. Che cosa vuol dire? Che non sia un'interpretazione manipolatoria, ma vuol forse dire che certe cose uno deve trovarsele da sole. Gli altri possono dare lo spunto, lo slancio, ma se l'olio non te lo compri tu, se non lo porti a casa tu, se non fai tu lo sforzo di pensare e agire, non solo pensare, e allora le cose non le puoi ottenere, non le puoi ottenere in nessun modo. Non c'è nessuno che possa darti del suo olio se tu non te lo sei conquistato tu, con il pensiero e con l'azione. E poi c'è una fine tragica, non è certo un lieto fine. Nel tardare a trovare quello che serviva, le vergini stolte sono arrivate troppo tardi, e sono arrivate così tardi da essere disconosciute. Non so chi siete, cosa volete da me, ma perché siete qui a bussare alla porta? Non importunatemi, andatevene via, che è una tragedia, ma che forse sperimentiamo tutti i giorni, tutte le volte che magari con gli amici, i parenti, in famiglia, anche con i clienti, arriviamo troppo tardi perché ci è mancato qualcosa. Una bella lezioncina, che ne dite? E io sarò qui con voi ancora anche domani, vi aspetto qua per un nuovo caffè, magari portate gli amici, che più siamo più ne beviamo, e come sempre vi invito a venirmi a trovare su paolopugni.it, la mia casa su Patreon, dove ci sono anche tutti i progetti nuovi. Grazie e buona giornata.